ragazzi e benvenuti nel canale di Sofì. Sofì, stiamo facendo il video. Che cosa stai facendo sto adesso? Sto facendo la mia frase di Giotto. La tua frase di Giotto? Giotto è un pittore. No, siamo qui, siamo per portare un nuovo video. Ok, allora ricominciamo? Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Sofì Papi. E oggi... Sì, aveva pensato a questo scherzo per farvi vedere il nuovo video che stiamo portando oggi. È un video che non abbiamo mai fatto, è vero Sofì? È vero. Perché ovviamente Sofia, come tutti gli altri bimbi, che gioca, facciamo anche video, unboxing, challenge. Qualche volta faremo dei video di gameplay. A proposito, scrivete nella nostra community, votate il sondaggio sul gioco che volete vedere, che giochiamo io e Sofì. Ma Sofia, ora che è finita la scuola, cosa sta facendo? Sta iniziando a fare i compiti delle vacanze. Guardate che quaderni belli. Certo, perché si possono fare i compiti sempre con stile e divertimento. Ci sono anche queste bellissime allora, sfide. Voglio spiegare io perché mi piace spiegare con pratica decisione. Ok, allora facciamo che giro la telecamera? Sì. Ed eccoci qua. Eccoci. Sei pronta, vedere? Sofì? Bene. Allora, vediamo cosa abbiamo comprato per questo queste vacanze. Come? Delle vacanze. Per tutta l'estate. E siccome non stavo nella pelle, ho fatto già 9 paginette. Sì, abbiamo visto. In un giorno hai fatto già 9 paginette. Vediamo. Vediamo la pagina in cui sono. Dove sei arrivata? Ah, hai fatto in già un po' di matematica. Bravissima. Saranno contente le maestre, vero Sofì? Posso salutarle? Certo. Ciao maestra Marilena. Ciao maestra Sofia. Ciao maestra di religione. Ci vediamo a settembre, giusto? Sì. Ok. Eh beh certo, devi salutarle tutte, ok. Questo è il libro delle vacanze che finiremo. Ci sono anche delle letture, dei libri da leggere, li faremo insieme. Guardate quante pagine sono dei libri. È una bella storia. Ok, ma qual è la particolarità di questi compiti delle vacanze? Di me contro te. I quadernoni di me contro te. Bell'anno scolastico di me contro te. Sì, vediamoli bene, siamo stati in cartolibreria subito per prenderli appena sono usciti insieme al libro delle vacanze. Il mio preferito. Ma guarda come sono belle le copertine. È bello questo. Quale ti piace di più dei due? A posto di questo mi piace più questo perché è cartoon. Ah, è quello cartoon. È molto lì. Sì, sì, è in rilievo. Anche questa. È molto leggera anche questa. Ok. Questa. Vediamo com'è da dentro. Guardate un po' quante pagine. Ah, ah. Ovviamente ha i quadrati della prima elementare, no? Sì. Perfetto. E come vedete, cosa c'è all'interno? Li può mettere. Bellissimo! Quindi tutti questi quaderni nome, dei me contro te. Il vostro nome, poi potete mettere. Hanno la prima pagina, bellissima. Poi anche la vostra scuola. Perfetto. Anche la vostra classe, poi anche il vostro telefono, poi anche il vostro. Puoi mettere tutti i tuoi dati. Email. E poi da ricordare, puoi anche mettere degli appunti. Da ricordare. E alla fine del quaderno cosa c'è, Sofì? Molto bello, c'ho veramente tante pagine. C'è tutto. Ma c'è la collezione! La collezione della linea scuola, dei me contro te, il back to school. Guarda, ci sono gli zaini, gli astucci, gli ari, sono stupendi. Sono della Pullover, però le trovate in tutte le cartolibrerie. Sofia, che ne dici se lo usiamo un quaderno di questi? Vediamo un po' come scrivi. Sì, sì. E cosa vuoi usare anche per aiutarti quando scrivi? Ta-da! Che cos'è? Vediamolo, l'alfabeto? Di Sofì, ma è bellissimo! Sono dei sussidi allo studio, con tutto l'alfabeto e le lettere per carattere. Vediamo, ci sono tanti tipi di carattere diversi. Esatto, tutti i caratteri. Vediamo la A. Qual è il primo carattere? Cos'è quello? Stampatello maiuscolo. Bravissima. Dopo lo stampatello maiuscolo cosa c'è, Sofì? C'è il corsivo maiuscolo. Maiuscolo, esatto. Dopo? Che carattere è quello? Lo stampatello minuscolo. E l'ultimo invece? È il corsivo minuscolo. Esatto. Ok, diciamo che tu in prima elementare non sei riuscita a imparare ancora tutti i caratteri, sì, giusto? Anche perché per il coronavirus. Corsivo. Sono riuscita a imparare solo lo stampatello. Infatti ho imparato... Minuscolo e maiuscolo, giusto? Minuscolo e stampatello minuscolo. Ok. I corsivi non li ho ancora imparati. E quindi ti serviranno. Ma la cosa bella è che puoi portarli anche nell'astuccio perché sono abbastanza tascabili. Hanno sì. Un occhiello, vedete?
Questi, se non sbaglio, possiamo anche metterli nei jeans. E poi le tabelline di Sofì, ma sono bellissime, sfogli un po'. Anche queste di Sofì. Vediamo, ci sono tutte le tabelline che tu ovviamente non hai fatto, giusto? Quella numero 2, quella numero 3, poi numero 4, numero 5, 6, 7, fino ad arrivare al numero 9. Queste saranno sicuramente utili per quando inizierai a studiare le tabelline, vero Sofì? Certo. Papi, siccome non c'è la tabellina del 10, ferma solo al 9. Sì. Perché non ve la dico io la tabellina del 10? Sentiamola. È 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Brava, questo è facile. Basta solo mettere i numeri da 1 a 10 e aggiungere lo 0. Bravissima. Ok, Sofia, però per arrivare a 100. Che dici se apriamo un quaderno di Me Contro Te, proviamo a scrivere e vediamo un po' come funzionano queste schede? Ok. Dai, apri il quaderno, quale vuoi usare? Questo qui, il mio preferito. Ok, andiamo a prendere la penna. Proviamo a scrivere una parola? Allora, scrivi farfalla in stampatello maiuscolo, ok? Ok. Vediamo un po'. Lo stampatello maiuscolo è più facile, vero Sofia? Lo ricordi più facilmente. Farfalla. Bravissima! Io mi confondo un po' con le doppie, ma è più facile con questo stampatello. Ok, adesso però mi scrivi a rigo di sotto farfalla in stampato minuscolo. Ok. Vediamo, farfalla. Tu cosa confondi spesso come lettera? La F. La F, vai a vedere la F. Dove la scheda con la F? Tu la confondi con la T, è vero? Perfetto. Qual è allora la F in stampato minuscolo? Questa. Perfetto, allora andiamo a scrivere farfalla, dai. Fa. Adesso di nuovo la F. Sì. Farfalla. Farfalla. Questa l'ho fatta perfetta. Perfetto. È bellissima. Che stai facendo? Oh, non ce la posso fare. È il momento dei saluti adesso. Dai. Salutiamo i nostri amici e vi ricordiamo allora bambini, mi raccomando, oltre al gioco, munitevi un bel libro per le vacanze, per fare i vostri compiti estivi. Io qualche paginetta al giorno non fa mai male, fino al venerdì e poi il sabato e la domenica liberi, è vero Sofì? Fate anche voi come me se volete, la mattina io mi sveglio, faccio colazione, mi vesto e poi un po' di compitini, perché vi ricordo che prima si studia e poi il divertimento. Bravissima amore, ma... Se non te solo, e il pomeriggio poi facciamo anche un po' di video ogni tanto, ok? Andiamo a mare e ci divertiamo. Se volete comprare già i quaderni dei Me Contro Te, li trovate già nelle migliori cartolibrerie. Anche le penne. Anche le penne, ci sono tante. Siccome stai iniziando le libri delle vacanze, stanno facendo anche molte cose dei Me Contro Te. Sì, ragazzi, affrettatevi perché il back to school sta già iniziando. Queste cose vanno a ruba. Ovviamente, le cose dei Me Contro Te già iniziando così in fretta perché i miei contenuti sono molto famosi anche. E inoltre questi bellissimi sussidi allo studio, ovvero la scheda delle tabelline e la scheda dell'alfabeto, le trovate su Instagram e vi lasciamo il link in descrizione se volete acquistarle da Sara di Tutti Pazzi per i Parti. Ciao Sara, grazie. E quindi adesso Sofia, salutiamo tutti i nostri amici. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video e seguiteci sui nostri social, ovvero Instagram e TikTok. Li mettiamo qua. Che ne dici se salutiamo con le schede? Sì. Dai, io prendo le tabelline. Noi vi salutiamo. E...